l'area naturale protetta di Santa Brigida, inaugurata la stagione estiva e via libera a tutti gli escursionisti appassionati di trekking per poter liberamente godere della bellezza naturistica di quest'area di pregio che si estende per circa 800 ettari sopra l'abitato di Santa Brigida nel territorio di Pontassieve. Dolci colline e boschi secolari, tra i più suggestivi dell'intero territorio, da raccomandare non solo per la bellezza della natura, ma anche per il grande valore storico-culturale. Tanti sono i punti di forza di quest'area, dai tanti sentieri che si diramano sulle pendici, ai percorsi alla scoperta delle antiche burraie, fino alle diverse specie vegetali ed arboree. Tra queste una menzione speciale la merita sicuramente il cisto laurino, detto anche fiore della Madonna. Il fiore raro che nasce e cresce solo in questa zona e che nel periodo a cavallo tra i mesi di maggio e giugno vede la sua fioritura. Questa specie arborea deve la sua notorietà non solo al fatto di costituire un'entità rara per la flora italiana, ma anche per le leggende che nel repertorio dell'Alta Val di Sieci lo vedono come simbolo espressivo di devozione. La sua è quindi una storia in cui cultura e attività antropiche hanno avuto un ruolo saliente nel determinarne la popolarità. Beh, il cisto laurino e soprattutto diciamo il cisto laurino di Santa Brigida è una specie importante, è una specie importante perché Santa Brigida è l'unica stazione italiana in cui cresce il cisto laurino, che non è in assoluto una specie rara, nel senso che all'estremità occidentale e orientale del suo areale, rispettivamente penisola iberica e Marocco e Anatolia, è una specie relativamente comune. Ma in tutto il Mediterraneo centrale è rimasto solamente qui a Santa Brigida. Si tratta probabilmente di un'area relitta, di un areale un tempo molto più esteso, di un areale soprattutto dell'ultimo periodo interglaciale. Probabilmente nel corso dell'ultima glaciazione il cisto laurino in Italia ha trovato delle condizioni favorevoli per la propria sopravvivenza, per motivi anche di orografia locale, di clima locale, solamente qua a Santa Brigida. In passato, nel Settecento, erano state segnalate altre stazioni in Italia, ad esempio nel Monferrato, in Sicilia e nei Colli Euganei, ma nel tempo queste segnalazioni non sono state più confermate. Tanto che, appunto, adesso il cisto laurino, qui in Italia, è presente solamente a Santa Brigida. È una specie con esigenze abbastanza particolari, è una specie pioniera che ha delle capacità, che ha grandi capacità di vegetare in condizioni estreme, soprattutto su suoli molto poveri e anche su affioramenti rocciosi laddove rimangono semplicemente delle piccole tasche di terreno. Qui il cisto laurino trova anche delle situazioni di rifugio e dove si trova protetto dalla concorrenza delle altre specie arbustive ed arboree più esigenti magari in fatto di terreno e di nutrienti, ma che non riescono a sopravvivere nelle condizioni estreme in cui il cisto laurino invece riesce a vegetare. Il modo migliore per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio di Pontassieve è farlo passeggiando non solo a piedi, ma anche in sella a una mountain bike o a un cavallo. Durante la stagione estiva è anche possibile fermarsi al centro visite, che nasce all'interno del complesso del Santuario della Madonna del Sasso, presso il quale troverete informazioni sui sentieri e su tutto quello che questo angolo di natura può offrire.